Ciao alpinisti, oggi vi parlo di una delle numerose vette del Monte Rosa, la Punta Gnifetti, su cui sorge a 4.554 metri la ben nota capanna Regina Margherita, il rifugio più alto d'Europa. Sulle Alpi contiamo 82 vette che superano i 4.000 metri. I parametri per definirle cime indipendenti ne escludono altre 46 che infatti vengono definite 4.000 secondari. Non esiste un Monte Rosa con la sua vetta, parliamo infatti del massiccio del Monte Rosa, la catena montuosa più estesa delle Alpi, formata da ben 9 4.000 primari. La punta più alta del Rosa è la Punta Dufour, che con i suoi 4.634 metri è la terza delle Alpi. Poi, in ordine decrescente abbiamo Punta Nordend, Punta Zumstein, Punta Gnifetti, Punta Parrot, Ludwigsuhe, Corno Nero, Piramide Vincent e la Punta Giordani. Se poi consideriamo che il massiccio del Monte Rosa fa parte del supergruppo del Monte Rosa, ci si aggiunge anche la catena dei Brighton-Liskam, composta da altri 9-4.000 primari che vanno verso est. È un luogo enorme e andare a zonzo su questi ghiacciai al cospetto di queste grandi montagne ti fa sentire veramente piccolo. Torniamo ora alla Punta Gnifetti, su cui sorge la nostra capanna Margherita, la cui prima versione venne costruita alla fine dell'Ottocento. La capanna venne composta a valle e poi trasportata prima coi muli e poi a spalla per essere montata in vetta. Venne inaugurata il 18 agosto del 1893, con la presenza della regina Margherita di Savoia, che arrivò su con le sue gambe, non a spalla. Nel 1980 venne demolito il vecchio stabile e costruita la versione in cui potete alloggiare oggi. Ha quasi 70 posti letto, è un posto meraviglioso, la cucina poi è strepitosa, ma data la quota, per trascorrere una notte qui senza impazzire, bisogna essere davvero tanto acclimatati. La capanna non è solamente un rifugio, ma anche una stazione meteorologica, manco a dirlo la più alta d'Europa, e un luogo dove fare ricerca scientifica negli ambienti di alta quota. Guardiamo adesso gli itinerari che portano alla capanna. Ci sono tre modi, uno è dalla impegnativa Cresta Signal. Si tratta di un lungo itinerario alpinistico, di difficoltà D, ovvero difficile nella scala francese. Senza l'ausilio di impianti, si parte da Alagna Valsesia, passando una notte al bivacco Resegotti. Nei 2 giorni si fanno poco più di 3.000 metri di dislivello, di cui solo 1.000 sono di cresta, con pendenze di neve e ghiaccio a 45 gradi e passaggi di arrampicata su roccia di terzo e quarto grado. Il secondo itinerario è abbastanza inusuale per noi italiani. Passa dalla Monte Rosa Hütte, che si raggiunge da Zermatt in Svizzera, e si risale poi il ghiacciaio del Grenz fino a raggiungere il colle dell'Iss. La difficoltà è PD. Sono necessarie 4 ore a piedi per raggiungere il rifugio il primo giorno e il secondo giorno 1700 metri di dislivello dalla Monte Rosa Hütte alla Margherita. È un itinerario facile ma piuttosto lungo e il costo del treno a cremagliera e del pernotto a rifugio richiedono la vendita di un rene al mercato nero. Inoltre bisogna prestare attenzione perché il ghiacciaio del Grenz è piuttosto crepacciato. Quindi perché scegliere questa via? Ma principalmente perché è meno frequentata, è un luogo meraviglioso e il rifugio è un gioiellino tecnologico con ottimo cibo e molto accogliente. Il terzo itinerario è quello che interessa a noi, la Via Normale Italiana. Ve lo descriverò nella modalità abituale, la più semplice, in 2 giorni con l'ausilio degli impianti di risalita. Le località di partenza sono due, una è Alagna Valsesia in Piemonte e l'altra Gressonay la Trinité in Val d'Aosta. Da entrambi i paesi si prendono gli impianti di risalita che ci portano in 3 tronconi a Punta Indren a 3.275 metri di quota. Ma dove passare la notte del primo giorno? I luoghi che si incontrano lungo il percorso sono tre. Il primo è il rifugio Città di Mantova a quota 3.498 metri. Il secondo è il rifugio Capanna Gnifetti a quota 3.647. Attenzione, rifugio Gnifetti e non Punta Gnifetti. Hanno lo stesso toponimo, ma sono 2 luoghi differenti. Il nome deriva dal parroco Giovanni Gnifetti, che fu il primo a salire alla punta, diventata sua omonima nel 1842. In entrambi i rifugi troverete una grande accoglienza, cibo squisito e abbondante, molto sopra alla media del cibo da rifugio. D'altronde, siamo in un rifugio italiano,
mica francese. Il terzo luogo dove passare la notte è il bivacco Felice Giordano al Balmenhorn a quota 4167. Ha 6 posti letto e non è gestito. Quindi vi dovete portare tutto. Cibo, fornello, sacco piuma. Io vi sconsiglio di dormire qui. Potrebbe essere una pessima notte a causa della quota elevata e dei posti letto esauriti. Quindi poi al mattino quelli esauriti sareste voi. Ma torniamo alla nostra salita. Appena usciti dalla funivia di Indren, siamo ai piedi di Punta Giordani e dobbiamo attraversare il ghiacciaio di Indren a mezza costa in direzione nord-est. Alla fine della lingua glaciale, possiamo scegliere, anche in base a dove abbiamo deciso di pernottare, se percorrere il sentiero leggermente più lungo che passa da Rifugio Mantova oppure il sentiero diretto che con alcune corde fisse porta direttamente al ghiacciaio Garstelet. Da qui, in breve, raggiungiamo il rifugio Cappana Agnifetti. Nei rifugi, in genere la colazione è alle 4.30, ma l'orario può cambiare in base all'ora dell'alba o anche eventualmente alle condizioni meteo. Una volta usciti dal rifugio, si va in direzione nord. Il percorso è molto evidente e la vostra cordata non si sentirà sola. Anche perché ogni giorno dal rifugio Agnifetti partono fino a 180 persone e dal Mantova fino a 100. A parte una zona pianeggiante in prossimità del rifugio Agnifetti, il percorso è in ripida salita e passa accanto a varie cime. La prima è la piramide Vincent, poi il Balmenhorn, che è il 4000 secondario su cui sorge il Cristo delle Vette e il famoso bivacco Giordano. Poi si oltrepassa il Corno Nero e la Ludwigshöhe. Oltrepassata questa, siamo al Colle dell'Iss. Questo piccolo meraviglioso altipiano segna il confine fra Italia e Svizzera ed è la linea di spartiacque fra il ghiacciaio del Grenz e quello dell'Iss. Questo è il posto ideale per rifocillarsi al sole. E finalmente individuiamo la Margherita e abbiamo un'ottima vista su montagne molto suggestive, come la parete nord dell'Iskam, la est del Cervino e la sud della Dufour. Ora ci aspetta una lieve discesa in direzione nord-est e a destra in questo momento abbiamo la punta Parrot per poi risalire decisamente verso il colle Agnifetti che è ai piedi della Margherita. Mancano poco meno di 50 metri di dislivello alla capanna Margherita. In genere si ripongono i bastoncini e si prende la piccozza perché questo tratto è particolarmente ripido e sovente ghiacciato. E ora? Pizza! Margherita ovviamente. Difficoltà. Questa salita è gradata F+, Facile Plus. Tradotto, non presenta particolari difficoltà alpinistiche. Per comprendere meglio la scala francese delle difficoltà, vi rimando al video che ho fatto sul Monte Bianco. Trovate il link in descrizione. Si percorre quasi interamente con i bastoncini, a parte l'ultimo tratto in cui si usa la piccozza. Ma attenzione, ricordate che siamo su ghiacciaio. È necessario procedere legati, in conserva, ben distanziati e con i nodi a palla. Il pericolo di cadere in un crepaccio è sempre dietro l'angolo. La piccozza, anche quando usate i bastoncini, deve essere sempre disponibile, quindi tenetela sotto lo spallaccio dello zaino. Nei 2 giorni si percorrono circa 8 km da Indren alla Margherita e ritorno, e più o meno 1300 metri di dislivello positivo. Logistica dei rifugi. Il primo giorno possiamo togliere al dislivello totale 220 metri se dormiamo a Rifugio Mantova oppure 370 se dormiamo a Agnifetti. Dal punto di vista logistico ci sono lati positivi e lati negativi. Al Mantova siamo a una quota più bassa, dormiamo leggermente meglio, ma il secondo giorno abbiamo da percorrere più dislivello per raggiungere la Margherita. A Agnifetti siamo a una quota più elevata. Il secondo giorno la Margherita sarà più vicina, ma il sonno sarà leggermente più difficile. Sta a voi scegliere in base anche ai posti disponibili. Per tutti i rifugi si prenota online, è necessario lasciare una caparra e i nominativi dei partecipanti. Se decidete di andare il weekend, io vi consiglio di prenotare con almeno 3 settimane di anticipo. Ovviamente infrasettimanale c'è più disponibilità. Vi metto il link di prenotazioni in descrizione. Dormire alla capanna Margherita può essere un'esperienza da fare nella vita, ma se non siete abbastanza acclimatati potrebbe essere la peggior scelta della suddetta vita. Il sole che tramonta dietro il Iskam è qualcosa di straordinario e il cibo è veramente da gourmet. In genere, affinché l'esperienza non sia dantesca, la si destina come ultimo giorno dello Spaghetti Tour, un giro di 5 giorni che tocca vari 4000 del supergruppo del Rosa. Ah! Noi come gruppo guide lo proponiamo! È una bella vacanza in quota, trovate il link in descrizione.
la vita di rifugiste e rifugisti alla Margherita. Ho domandato direttamente a loro com'è vivere e lavorare a 4500 metri. L'acclimatazione non permane da un anno all'altro. Il difficile è proprio a inizio stagione, a giugno. La quasi totalità delle volte salgono in elicottero, altrimenti arriverebbero su troppo stanchi per lavorare. Per contro, lo sbalzo di quota in elicottero si sente parecchio. Se partissero direttamente da Lagna a 1200 metri in elicottero per salire alla Margherita, rischierebbero di stare male. Per questo motivo fanno spesso una tappa di una o due notti alla Capanna Agnifetti, per poi andare alla Capanna Margherita e fare dei turni di 10-12 giorni. Poi, quando il meteo non consente di scendere, sono costretti a rimanere qualche giorno in più. Ma com'è dormire su? A parte la prima notte del ciclo lavorativo, nelle seguenti dormono bene perché arrivano talmente stanche che appena vedono il letto, dormono. La sveglia circa alle 4-4:30 per preparare le colazioni degli alpinisti che vanno alla Punta Dufour. Non è mai successo che qualcuno di loro stesse veramente male, perché conoscono il limite e alle prime avvisaglie di mal di testa smettono di lavorare e si sdraiano fino a quando non è passato senza prendere farmaci. I rifornimenti d'estate vengono portati tutti in elicottero, ma il trasporto degli operatori non dipende da questo viaggio. Mentre per salire arrivano in volo, capita sovente che per scendere si leghino alla cordata di una guida di passaggio. La Margherita non apre per la stagione sci alpinistica in primavera, solamente i rifugi più a valle aprono. Il problema più grande riguarda l'acqua e il riscaldamento. Infatti tutta l'acqua è acqua di fusione ricavata da un grande contenitore scioglitore all'esterno. L'acqua ricavata viene usata per il lavaggio e raramente per le docce degli operatori. Tutta l'acqua da bere o utilizzata in cucina è acqua potabile che viene da valle. La corrente elettrica è garantita da due generatori che vanno continuamente e c'è un impianto di batterie per la notte. Tutti i rifiuti, compresi quelli umani, vengono portati a valle in elicottero. Anche i cuochi devono adattare il loro lavoro alla quota. Qui l'acqua bolle a 85 gradi e la cottura è un po' complicata. E soprattutto la lievitazione, per esempio, necessita di poco lievito, altrimenti i cibi si gonfiano troppo e tendono a sgonfiarsi poi. È necessario fare molta attenzione alla scelta dei cibi inscatolati e impacchettati, perché salendo in elicottero, a causa della diminuzione della pressione atmosferica, i cibi tendono a scoppiare. Parliamo ora della quota. Come per il Monte Bianco, anche qui la quota è un elemento determinante della salita. Vi sentirete affaticati a fare le cose più banali sempre di più man mano che salite. Muovetevi con circospezione, evitate gli scatti e i movimenti bruschi, come per esempio allacciarsi uno scarpone e alzarsi di scatto. Il sonno la notte sarà difficile. Cercate di mantenere la calma e cercate di stare fermi nel letto senza agitarvi. Vi riposerete anche se non sarà un recupero al 100%. Parliamo ora dei rischi. I rischi lungo l'itinerario sono quelli comuni a tanti itinerari d'alta montagna. Ci sono zone crepacciatissime e il rischio di caduta in crepaccia aumenta mano a mano che si va avanti con la stagione. Sarà minore a giugno e maggiore a fine agosto, perché il ghiacciaio tende a seccarsi, ma sto generalizzando perché ogni stagione ha la sua storia meteorologica. Un altro rischio è il mal di montagna dovuto alla quota, che si manifesta in genere con mal di testa e nausea. Un altro rischio è quello dei geloni ai piedi e alle mani, se non si indossano calzature e guanti adeguati. Mentre per fortuna il rischio più basso è quello di scivolamento, date le pendenze veramente modeste. In che periodo andare? Il periodo ideale segue l'apertura degli impianti, che in genere va dal terzo weekend di giugno al secondo weekend di settembre. È possibile salire anche in periodi leggermente antecedenti o posteriori a queste date, con i rifugi aperti ma con gli impianti chiusi, magari sfruttando il servizio di taxi jeep che si porta in quota oppure direttamente a piedi da valle. Dovrete essere molto più allenati, ma ne sarete ripagati dal minor affollamento. Ora parliamo dell'allenamento. Dal punto di vista tecnico, è sicuramente importante sapere camminare con i ramponi, conoscere come legarsi su ghiacciaio e i rudimenti della manovra di soccorso in crepaccio. Come vi ho già detto in un altro video, avere un buon allenamento aerobico è importante per condurre una vita sana e avere buone chance di arrivare in cima prima che faccia notte. Corsa e bicicletta fanno al caso vostro. Avere nelle gambe almeno 1000 metri di dislivello più un 15-20% data la quota è il minimo indispensabile. E ricordate che è necessario essere abituati a stare in ballo, a fare attività per tante ore.
Quindi, oltre alle sessioni di allenamento aerobico, diciamo 3 volte alla settimana, è necessario anche fare sessioni di trekking, ad esempio, a ritmo sostenuto, con dislivello, della durata di almeno 6 ore, senza contare le pause. Aggiungete questo allenamento specifico nei 2 mesi che precedono la salita, almeno una volta ogni 2 settimane. Inoltre, nelle 2 settimane che precedono il vostro progetto, vi consiglio di fare un trekking che tocchi almeno i 3.000-3.500 metri di quota, e dormendo, se vi è possibile, ad almeno 2.000 metri di quota per stimolare l'acclimatazione. Ah, ve l'ho detto che se non fumate è meglio. Parliamo ora della strategia della salita. Ricordate che la funivia fa una pausa pranzo circa dalle 12.30 alle 13.45, ma l'orario cambia di anno in anno e cambia da Alagna a Gressoney. Comunque tenetelo presente per evitare di aspettare a vuoto davanti alla funivia chiusa. A mio avviso, il momento ideale per salire il primo giorno è alla prima riapertura dopo la pausa. La discesa il secondo giorno dipende dalla vostra velocità. Se siete molto lenti, tenete bene a mente l'orario di chiusura delle 17 al pomeriggio, che anche questo varia in base alla stagione, però è una spada di Damocle a cui dovete prestare molta attenzione. Il biglietto plurigiornaliero andata e ritorno per Indren nel 2021 costa circa 40 euro. Mentre il pernottamento nei rifugi, sempre nel 2021, con trattamento di mezza pensione, costa circa 80 euro e c'è lo sconto per i soci CAI, quindi ricordatevi la tessera. In questi anni di pandemia sono cambiate leggermente le regole, i rifugi ovviamente forniscono ciabatte e spesso dei sacchi lenzuolo usa e getta, però informatevi perché a volte è necessario portarsi le proprie ciabatte o il proprio sacco lenzuolo, se non addirittura il sacco a pelo, quindi chiamate i rifugi per informarvi. Vi metto il link in descrizione di costi e orari. Vediamo ora che materiale portare. Per la cordata serve una corda da 50 metri e un flacone di crema protezione 50, che va bene per tutti. Scarponi invernali con attacco automatico o semiautomatico, ramponi da misto classico e piccozza classica. Un imbrago, meglio un imbrago leggero d'alpinismo piuttosto di un imbrago da arrampicata. Dei bastoncini telescopici, una vite da ghiaccio, 3 moschettoni a ghiera, una carrucola autobloccante, una piastrina con i suoi moschettoni, 2 anelli di cortino da 120 cm, cioè doppio giro spalla, e uno da 60 cm, cioè un giro spalla. Il cordino da ghiacciaio da 3,5 m, occhiali da sole, protezione 4, mi raccomando, 2 paia di guanti, uno normale e uno più pesante, poi abbigliamento intimo termico, giacca a guscio, pantaloni da montagna, piumino, berretto termico, cappello per il sole, sacco lenzuolo leggero in seta, mi raccomando, non in cotone che sono pesantissimi, tappi per le orecchie per dormire sonni tranquilli, ibuprofene, paracetamolo, comunque qualcosa per il mal di testa e un po' di viveri per la salita, barrette, quello che vi piace. Vi lascio qualche link in descrizione. Numero massimo di persone. Una cordata non può superare le 6 persone. Non è una regola scritta, però è comodo così. Lungo il percorso voi vedrete veramente qualsiasi genere di cosa. Non stupitevi, vedrete cordate molto più numerose, vedrete persone slegate per il ghiacciaio, ma non siete voi che state sbagliando, sono loro che stanno sottovalutando i pericoli. Io sono Carlo Alberto Montorsi, una guida alpina del gruppo White and Blue Mountain Guides. Se volete essere accompagnati da noi a Capanna Margherita, il link è in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sull'uscita dei video futuri. Andate in montagna e, con moderazione, osate. Vorrei fare una precisazione sulla quota. A volte sulla cartina c'è scritto una quota, all'ingresso del rifugio ce n'è un'altra. Non so quale sia quella giusta, comunque differiscono di un paio di metri. Sappiate che nella realizzazione di questo video nessuna quota e nessun rifugio francese è mai stato maltrattato. Il Monte Rosa è un grande macigno. Ci corrono le vette a destra e a sinistra, all'infinito, come negli occhi del prigioniero. È grigio il cielo. Laggiù si stendono al piano infinitamente i pennacchi tremuli delle betulle, come un tabernacolo gotico. Il cielo
è pieno di picchi bianchi che corrono, ma la torre di San Gaudenzio instaura un pantheon aereo di archi dorici di marmo. Sugli spalti, una solitaria cerca l'amore. L'aspro vino mi ha riconfortato e dal baluardo un azzurro sconfinato posa sulle betulle, pantheon aereo di colonne sopra un giardino di Lombardia. Settembre, solare, denso, dove le betulle emergono nel piano. Lontano, il macigno bianco. Dino Campana, 1917, appena uscito dal carcere del castello di Novara.